come saranno da questo momento in poi le macchinette fototessera per poter ottenere una fotografia per i documenti? Interessante, sembra niente di cambiato. Già questo molto molto strano, ma sicuramente il furbo del paese dirà che è normale. Bene, voglio scegliere per il documento. Documento, 6 euro. Cos'è che c'è scritto lì? Lascia passare espatrio. Ma come? Che cosa vorrà dire quel lascia passare espatrio? Ma non è patente per tutti, passaporto elettronico per tutti? Cosa sarà quel lascia passare espatrio? Ma che lo sa, andiamo avanti. Andiamo avanti. Vediamo un po' che ci dice, non sarà sicuramente cambiato nulla. Allora, come? Dovrei accettare la privacy anche qui. Però non accettare, ovviamente, non accettare. Allora, pronti per fare la foto. Scatta la foto. Pronti per scattare la foto. Così veniamo tutti in video. Vediamo che succede poi a un certo punto. Vediamo. Se la foto ti piace. Sì, ci piace. Ok, altrimenti premi, scatta di nuovo. Ci piace. Scegli il tuo prodotto. Il tuo prodotto, ma mancano ora dei nominativi, dei termini che c'erano precedentemente, ma io scelgo passaporto, che è un po' generico. Scelgo passaporto. Vediamo che cos'altro mi dice. Attenzione, la tua foto digitale non è stata caricata nei nostri server. Quindi che cosa vuol dire? Che se io avessi accettato sarebbe stata caricata nei server di una macchinetta qualunque in un centro commerciale. Però che legge della privacy che c'è in questo momento? Alla prossima!